È di questi giorni l'allarme esagerato sicuramente dell'OSM sulla pericolosità della carne. Una cosa è certa, abbiamo scoperto tutti che l'OSM esiste, perché ogni tanto ce lo dimentichiamo. Bravo, questa è una considerazione vera. Credo che potrebbero lavorare un po' di più sulla sostanza. Ma quale carne? Perché davvero una carne italiana di qualche allevamento, anche selezionato, può essere pericolosa, come dicono loro? Assolutamente no, cioè siamo sulla follia. Io compro delle mucche, sono chiarissimo, compro della fassona da un amico macellaio che è un santo, tutte le volte che la gente mi fa i complimenti per come io la cuocio, in cuor mio so che è il merito del macellaio, perché è veramente un sant'uomo che ha dei principi proprio di frollatura fantastici e legati a una sapienza artigianale. Detto questo, mangi quella carne una volta ogni 15 giorni e sei felice. Esatto, perché poi il tema è quello della frequenza. Ma ovvio, mangio una braciola da 8 etti con uno dei miei figli, quindi diciamo 4 etti ogni 15 giorni e poi basta, poi siamo degli onnivori, si mangia. Ora è uscito l'olio nuovo in Toscana, giusto, ma con l'olio nuovo. Ma tu che sei un ristorante con una cucina tradizionale, quindi la gente viene per mangiare anche la carne. Sì. Hai avuto delle ripercussioni? No, assolutamente. Anzi, la gente ha sfidato gli americani. Per quanto riguarda i fiorentini, proprio gli è presa una sorta di rivalsa. Noi mangiamo un quarto della carne che mangiano gli americani, ma anche questa affermazione è fuorviante, perché nella carne che mangiano gli americani c'è tutto, cioè dall'hamburger di nose aziende ai wurstel, agli hot dog, a ogni pancetta bacon corretta con la chimica. Ecco, la chimica, perché poi in realtà più che la carne magari dovremmo anche guardare grani, a quello che ci arriva, dall'America magari. Esatto, ma una parola contro la affumicatura, no? Perché la affumicatura è una cosa seria, bellissima, meravigliosa. Io ho memoria di carni affumicate con profumi di legni specifici meravigliosi, ma quando la affumicatura mi diventa elemento fasciante di un salmonaccio allevato a antibiotici che vive in una pozza d'acqua dove si ciba anche necessariamente dei suoi rifiuti, no, lì la affumicatura è avidità, è un progetto di avidità, quindi è il diavolo, dico io, che si manifesta in noi stessi. Io sono molto laico, però mi piace giocare col senso del diavolo e col senso del paradiso. Noi tutte le mattine quando ci alziamo da questa parte del mondo dobbiamo ringraziare il cielo, perché siamo in mezzo a una meraviglia, abbiamo ricevuto generosità dalle generazioni future passate che ci hanno lasciato qui in Toscana poi vigneti, oliveti, un cipresso lì, un cipresso là, e noi dobbiamo veramente essere avidi e cibarsi di olio di palma? No, grazie, via, andiamo avanti. Cominciamo a fare delle piccole chiarezze. E appunto sui frumenti, sul pane, la pasta. Sul frumento e sul pane c'è poco da fare, lo 00 è veleno, l'abbiamo capito, i celiaci non sono malati, sono persone sensibilissime che ci hanno lanciato un campanello d'allarme. Smettiamolo urgentissimamente. Quando si parla di grani antichi, si parla di grani che si mangiavano 40-50 anni fa, quindi non antichi. Che ci hanno però, che sono evoluti con noi. Noi veniamo da mila anni di storia, compreso quei grani. I grani che oggi l'industria produce hanno l'apparenza del grano, ma non hanno la sostanza del grano, non hanno nessun principio nutritivo, non sono carbonio. La spiga, guardate, è un raggio del sole che si rivolge al sole ed è energia. Questi grani invece li mangi, bluff, e lo si sente, ti riempiono, ti gonfiano lo stomaco, ti danno acidità, sono proprio dannosi. Noi bisogna cominciare a rendersi conto che si deve mangiare cibo non che non ci faccia male, ma cibo che ci faccia bene, che è un concetto completamente diverso. E che poi ci piaccia anche. Bravo, ma allora se uno si fa l'orecchio musicale, si faccia proprio anche un'albicocca, deve sapere d'albicocca. Un pomodoro se non sa di niente è un insulto, è una bestemmia su questo creato. E siccome quello che noi ingeriamo poi è come far mangiare il creato, è come far mangiare, noi apparteniamo al pianeta, siamo il pianeta. Allora se il pianeta subisce uno sfregio anche attraverso quello che noi mangiamo, siamo responsabili. Allora basta ignavia, una sana consapevolezza
di poter essere straordinariamente felici, perché con un pane buono e un goccio d'olio tu lo mangi e sei felice. È un po' come un abbraccio, un bacio, una carezza, un bel film, una bella opera teatrale, un bambino che corre, un mandorlo fiorito. Avete presente queste cose? Mangiare è uguale, se non è uguale, no grazie.